Ma la Bamba racconta il viaggio di un grammo di cocaina dalla sua culla, cioè dal laboratorio dove nasce, fino al grande naso di Milano. Perché Milano? Milano è la capitale italiana ed europea del consumo di cocaina. A Milano si sniffa cocaina come da nessun'altra parte d'Italia. Abbiamo deciso di iniziare questo viaggio a 12.000 km da Milano, cioè nelle foreste del Putumayo, che è una regione al confine tra la Colombia e l'Ecuador, ed è la regione dove si produce più cocaina al mondo. Da lì abbiamo seguito tappa per tappa la rotta, il viaggio, il percorso a volte accidentato, a volte avventuroso, a volte pieno di sorprese. Di un grammo simbolico di cocaina e dalla Colombia lo abbiamo seguito fino appunto alle porte dell'Europa, fino all'Italia, fino a Milano, detta anche Coca City. Il libro nasce, affonda le sue origini nel 2006, quando così iniziano i primi contatti colombiani. Antonello Zappadu, che ha realizzato un reportage fotografico che racconta impresa diretta della cocaina, prende i primi contatti nel 2006, poi ci pensiamo su per 3 anni fino al 2009. A settembre 2009 decidiamo che il momento è arrivato, c'è bisogno che uno vada in Colombia e l'altro torni in Italia. Quindi iniziamo a mettere in piedi questo racconto, a dare forma all'idea che avevamo. I contatti erano ormai maturi, ci avevano raccontato la cocaina in tanti modi, ma non l'avevamo mai vista viaggiare. Era questo che ci interessava fare, questo abbiamo fatto. Il viaggio si sviluppa in un arco temporale che va da settembre del 2009 alla metà di ottobre dello stesso anno. Lungo questi 40 giorni si sviluppa questo lungo viaggio, via terra e via mare. L'ultimo tratto viene percorso su una barca a vela. La coca viene trasportata da tre dei tanti, sono migliaia oggi, skipper che prestano la loro professionalità e affrontano viaggi anche transoceanici al soldo, al servizio della criminalità organizzata, dei cartelli europei e mondiali del narcotraffico. Il viaggio si conclude a Milano la coca finisce sotto il naso più vorace che l'Europa oggi conosca. Abbiamo raccontato chi produce la cocaina, chi la trasporta e chi la consuma. Abbiamo raccontato le storie di queste persone, infatti lungo la via della coca ci sono tante vite, a volte distrutte, a volte disperate, vite drammatiche caratterizzate dalla cocaina. La cocaina decide la vita delle persone, la cocaina decide quando una vita può finire, quando una vita paradossalmente può iniziare ad essere in pericolo. Questo abbiamo raccontato, l'abbiamo fatto in presa diretta con una forma, la forma del reportage, cioè del racconto sul campo, la forza delle immagini e le parole che accompagnano questo viaggio fatto anche attraverso la fotografia.